Un lungo applauso ha accompagnato le immagini finali dell'ultima fatica cinematografica di Tony Gangitano, Cristo Trovato, dopo la presentazione a Palermo nella sede della Fondazione Federico II, che ha sostenuto il progetto, è stato proiettato a Caltanissetta, città che è anche protagonista attraverso il racconto della storia della devozione nei confronti del crocifisso ligneo portato in processione il Venerdì Santo e del suo ritrovamento. L'evento ha richiamato numerosi cittadini, tanto da riempire il teatro e dover replicare per dare l'opportunità anche a chi era rimasto fuori di vedere il lavoro finito, di rivedere scorci del quartiere arabo, della Fontana del Tritone, luoghi dove quest'estate sono state girate le scene, e di rivivere anche momenti della Settimana Santa spiegata coinvolgendo gli stessi protagonisti degli appuntamenti della Pasqua Nissena. 650 posti si sono riempiti, colmati, hanno colmato oltre che i posti il mio cuore. Ringrazio veramente Caltanissetta per questa meravigliosa, un momento delicato. Sono adrenalinico, sono emozionato e li ringrazio veramente perché quello che io volevo era questo, il miglior, cioè ti senti appagato quando la città corrisponde a quello che tu hai fatto con amore. Qui sono stati bravi tutti del Teatro Atepa, compreso il testo che ha scritto Salvatore Riggi, ma la Real Maestranza tutta ha partecipato, Gianni Taibbi con i suoi, ma i Figli Amari sono stati la parte integrante che mi hanno raccontato alcune cose e io che poi sono andato alla ricerca di cose reali e vere, perché anche il nome del Papa di quel periodo è vero, il nome del parroco di quel periodo è vero. Insomma, non c'era niente di fantasia, l'unica cosa di fantasia che ho voluto creare è stato l'uomo italo-americano. Il crocifisso utilizzato nelle scene è una fedele riproduzione di quello custodito all'interno del santuario del Signore della Città. Le misure le ho prese uguali al Signore della Città, non potendo prendere quello che in realtà è all'interno della chiesa, ho chiamato uno scultore, Igor Castellano, e mi ha riprodotto perfettamente il Signore della Città, Signore Cristo Nero chiamato un Cristo Trovato nel mio lavoro, e lo ha fatto in maniera delicatissima. Ma non solo, questo Cristo Nero, la Fondazione Federico II di Palermo, in nome della dottoressa Monterosso, lo ha già regalato al Museo delle Bare di Caltanissetta, quindi da marzo sarà qui a Caltanissetta. Grande la soddisfazione anche per il cast presente in sala. È emozionantissimo, io non mi aspettavo tutta questa gente. Però da nisseno amo quello che ho fatto e amerò sempre dei lavori che verranno futuri, quindi è un omaggio alla città di Caltanissetta e sono felice di aver partecipato, grazie mille. Io sono contentissimo perché da non nisseno ho dovuto insomma tenere un po' alto quello che era il valore di questo personaggio e di questo prodotto, quindi spero che Caltanissetta abbia apprezzato questa mia prova in questo senso. Però io mi sento veramente carico di una cultura diversa adesso, perché appunto conoscere questa storia mi ha permesso di avvicinarmi ancora di più a questa città che probabilmente conoscevo poco. E credo che come questa storia in Sicilia ce ne sarebbero da raccontare tantissime. In questa esperienza bellissima, meravigliosa, lo dico come presidente dell'Associazione Atepa, come attore che ha partecipato alle riprese, dove l'Associazione Atepa ha dato un contributo importante, un progetto veramente interessante. Condivido, l'abbiamo sposato con grandissima emozione ed è un progetto che permette non solo di riscoprire e valorizzare degli aspetti culturali storici della città di Caltanissetta, ma effettivamente sì, ci fa anche sentire tutti più orgogliosi di essere nisseno, riscoprendo le nostre radici, la nostra cultura.